4 maggio 1949, ore 16:45. Siamo sopra Savona, voliamo di sotto delle nubi 2000 metri e fra 20 minuti saremo a Torino. Questa è una delle ultime comunicazioni che arrivano dall'aereo della squadra Il Grande Torino di ritorno da un'amichevole a Lisbona. Pochi minuti dopo, una delle più grandi tragedie che abbia sconvolto la storia del calcio. Alle ore 17:05, l'aereo Fiat G212 con a bordo l'intera squadra, i dirigenti, gli allenatori, alcuni giornalisti e l'equipaggio di bordo, si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga, sulla collina torinese, facendo 31 vittime.